Buonasera a tutte e a tutti e bentrovati al nostro ultimo appuntamento con i seminari del Centro Studi Rive, ultimo appuntamento per quest'anno perché naturalmente rinnoveremo l'anno prossimo. E oggi è una giornata per un po' per tutti particolare perché segna naturalmente la conclusione di questo primo ciclo di seminari annuali, per cui possiamo insomma dire tranquillamente, spero che siate tutti d'accordo, che è stato un bellissimo percorso quello che abbiamo fatto insieme, grazie anche agli ospiti che ci hanno regalato questi bellissimi seminari, che poi hanno anche dato adito a uno scambio molto intenso, dibattiti durati delle volte più dello stesso intervento del seminario dei nostri ospiti. Quindi siamo davvero, davvero molto felici di questo risultato. E siamo ancora più felici perché in un certo senso iniziamo e chiudiamo tenendo un filo che per noi è preziosissimo, cioè quello della collaborazione con le istituzioni del territorio e innanzitutto la Direzione Regionale Musei Veneto, che qui ringraziamo ufficialmente e che in questo caso è personificata dalla nostra ospite Nicoletta Giordani, che ci offrirà un contributo, vedrete, davvero appassionante sull'Isola del Lazzaretto Vecchio e il progetto di appunto questo nuovo museo archeologico nazionale della Laguna Veneziana, di cui Nicoletta ci parlerà ampiamente. Allora, io vorrei innanzitutto salutare e ringraziare Nicoletta appunto per questo suo intervento. Vorrei anche dirvi un po' con rammarico che avrebbe dovuto essere con noi Daniele Ferrara per introdurre appunto Nicoletta. Purtroppo per un impedimento davvero non procrastinabile non sarà dei nostri, ma lo salutiamo a distanza e lo ringraziamo moltissimo della sua persona, tutta la Direzione Regionale Musei Veneto, ancora la preziosa collaborazione che abbiamo avuto con Palazzo Grimani e che anche in questa occasione è stata decisamente, come dire, determinante per poter diffondere la notizia di questo bel seminario. Io non vorrei rubare troppo tempo alla nostra relatrice, adesso mi limiterò a introdurre con qualche parola il suo seminario e appunto alla relatrice. Il seminario è dedicato, come avrete tutti letto, all'Isola del Lazzaretto Vecchio e alcune nuove testimonianze che sono emerse proprio nel corso, abbastanza recenti, che sono emerse nel corso degli ultimi interventi, di restauro. Il Lazzaretto Vecchio è un luogo straordinario che peraltro incarna, il motivo, diciamo, il filo conduttore dei nostri seminari, perché è davvero un luogo che in un certo senso rappresenta quasi in maniera così ampissima il tema dell'alterità. Già eremo dei monaci agostiniani nel XIII secolo e ospitale per pellegrini, il Lazzaretto Vecchio a partire dal 1423 diventa il primo presidio sanitario della Serenissima, un vero e proprio modello poi per l'Europa tutta quanta. E tra il XVI e il XVII secolo il Lazzaretto Vecchio appunto diventa anche un luogo, un sito dedicato alla contumacia, alla sanificazione delle merci e delle persone provenienti dall'Oriente, che chiaramente era considerata una zona ad altissimo contagio. Quello che ci interessa, oltre alla storia di questo luogo straordinario, però, è anche il progetto di valorizzazione che la Direzione Regionale Musei Veneto, attraverso una serie di collaborazioni di cui ci dirà anche Nicoletta, ha deciso di avviare, per in qualche modo, far rivivere questo luogo preziosissimo. E appunto lascerei la parola a questo punto a Nicoletta Giordani, ricordando che Nicoletta Giordani si è laureata in archeologia presso l'Università degli Studi di Bologna, ha poi conseguito presso questo stesso Ateneo il perfezionamento in archeologia, ha insegnato presso il corso di laurea di Scienze dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia dal 2005 al 2010, ha scritto centinaia di articoli, ha curato decine di volumi e si interessa prevalentemente di innovazione, valorizzazione e gestione dei musei e si interessa anche di studio delle collezioni. Lascio la parola quindi a Nicoletta Giordani, ringraziandola moltissimo ancora per questo strepitoso regalo. Grazie Nicoletta. Salve, cominciamo allora il nostro viaggio in Lazzaretto Vecchio. E, si tratta di un'isola straordinaria
che dal 2014 rientra tra le competenze del prima polo museale del Veneto, ora della Direzione Regionale Musei del Veneto. Questo perché il Ministero, ora il Ministero della Cultura, ha individuato in questo luogo testimonial veramente eccezionale di quelli che sono i valori i valori sia ambientali che storico-artistici, archeologici della Laguna di Venezia. Quindi l'idea di valorizzare un'isola della Laguna di Venezia e quindi creare un sito della cultura che abbia come perno la conoscenza dei ritrovamenti archeologici della laguna, la loro valorizzazione, è il punto di forza di questo progetto. E soltanto a partire dal gennaio dell'anno scorso, dopo aver presentato un anno prima un master plan che conteneva le linee guida del progetto e anche il piano economico, abbiamo avuto dall'anno scorso la conferma dell'accettazione di questo finanziamento richiesto, che non è l'unico finanziamento che porterà al recupero dell'isola, ma sicuramente quello più importante e che distribuito nell'arco di 5 anni ci consentirà di arrivare al nostro obiettivo. Allora, qualche passo indietro per segnalare quelle che sono le situazioni importanti che hanno favorito e promosso ragionevolmente questo programma. L'isola, parliamo della storia dell'isola, partendo dalla sua posizione geografica. È una posizione straordinaria, lo vediamo in questa veduta dall'alto, in questa veduta aerea. Si trova tra il bacino di San Marco e il Lido. Ora l'isola dista circa 30 chilometri dalla riva di Corinto dell'isola del Lido. In passato distava di più, comunque in una posizione strategica, perché poi la sua storia, sì? Perché la sua storia si svolga a partire dal tema del presidio sanitario nei confronti dei malati di peste. Si trova infatti, dicevo, in una posizione strategica che consente il controllo anche delle navi che prima di arrivare al bacino di San Marco dovevano passare attraverso i canali della laguna, quindi forte, vecchio, quello di San Nicolò e quindi le bocche di porto di Malamocco, e questo consentiva un più facile controllo per la creazione di un vero e proprio cordone sanitario. Le dimensioni dell'isola, quelle attuali sono circa 2,5 ettari, questa veduta dall'alto ci dà l'idea della pianta, è una forma quadrilatera con i lati maggiori di circa 200 metri per 100 dei lati minori. Gli edifici tuttora conservati occupano uno spazio di quasi 9.000, poco meno di 9.000 metri quadrati e il resto è organizzata verde. Vediamo un'isoletta minore che è collegata all'isola di Lazzaretto Vecchio, è quasi un tutt'uno, e l'isola di Ortaglia, e il nome indica quella che era la sua funzione di organizzare l'approvvigionamento anche all'isola attraverso la coltivazione degli ortaggi. Ecco, in questa immagine riusciamo a cogliere la collocazione
al bacino di San Marco. Questo è il fronte del Tezon Vecchio, insieme alla Tezzetta al Pozzo, che costituiranno lo spazio di circa 1600 metri quadri che saranno destinati al Museo Archeologico Nazionale della Laguna di Venezia. Questo è il lato che è di fronte alla riva di Corinto. Ecco immagini particolarmente suggestive, ancora vediamo in primo piano il Tezon Grande, la Tezzetta al Pozzo, e l'accesso dall'isoletta di Ortaglia, le attività che fino a poco tempo fa erano state avviate da alcuni pescatori di allevamento delle moeche, e un'immagine molto suggestiva dell'affaccio del loggiato della casa del priore sul bacino di San Marco. La conoscenza dell'isola passa attraverso documenti, fonti di carattere documentale, quindi le cronache veneziane che sono ricchissime di informazioni, una fonte inesauribile di informazioni trova negli atti, nei documenti conservati nell'Archivio di Stato di Venezia, la cronaca Morosini e il codice marciano della Biblioteca Marciana e tantissime informazioni ci raccontano, a partire dal XIII secolo, le origini e la storia dell'isola. Queste immagini si riferiscono ad attività archeologiche, perché la documentazione archeologica viene ad integrare in modo molto significativo la conoscenza di questa isola, soprattutto per quanto riguarda proprio la sua costituzione geomorfologica. Si trattava infatti di un'area che all'origine, quando si creò il primo insediamento destinato a eremo e ospitale dei pellegrini, di un'area che era circa la metà rispetto all'attuale, che poi è stata realizzata in modo pian piano artificiale tra il 5 e il 600, con ampliamenti successivi che hanno consentito poi la edificazione di questi edifici che furono destinati a partire dalla seconda metà del 500 alla contumacia, alla significazione delle merci. L'ampliamento è ampiamente documentato, vi dicevo, dalle indagini archeologiche condotte tra il 2004 e il 2008 a seguito dei primi lavori. Vediamo in questa mappa le indicazioni anche che si riferiscono ai nomi dati ai vari edifici che risalgono agli inizi dell'Ottocento come etimologia. Quindi come dire, la storia dell'isola, le sue vicende, gli aspetti architettonici e ancora prima di questi quelli geomorfologici sono integrati, le nostre conoscenze sono ampiamente integrate dalla ricerca archeologica che è stata svolta in modo funzionale ai lavori di cantiere. Ma facciamo un passo indietro e affidiamoci ad alcuni documenti, a partire dalla cartografia storica. Alcuni documenti che ci mostrano Lazzaretto Vecchio e alcune caratteristiche. Questa pianta prospettica che tutti conosciamo, ampiamente nota, di Benedetto Bordone, realizzata per documentare un importante libro dedicato alle isole nel mondo, il cosiddetto Isolario del 1528, ci mostra in questa
In questa immagine il Lazzaretto Vecchio, dove si distinguono le mura perimetrali che racchiudono l'isola, l'accesso all'isola, che allora era a ponente verso il bacino di San Marco, e la presenza di innumerevoli camini a campana che testimoniano, siamo nel 1528, quello che era l'uso del lazzaretto anche per la sanificazione di merci e persone. L'immagine del lazzaretto compare anche in numerose stampe, opere grafiche e anche dipinti. Vediamo qui un'immagine che risale al 1740, è dell'Albrizzi, e sono documentati diversi aspetti dell'isola che ora sono scomparsi. Quindi la presenza è rappresentata la chiesa, il campanile, vediamo anche sullo sfondo i caselli da polvere che furono installati dopo il 1595, quando a seguito del famoso incendio dell'arsenale vennero delocalizzati i depositi da polvere, sistemati in diverse isole, tra cui Lazzaretto Vecchio. Questa immagine è molto interessante perché riferisce la convivenza degli edifici di culto con i luoghi deputati al ricovero degli ammalati di peste. L'origine dell'isola, ecco, questa invece è un'immagine, un dipinto a olio di Francesco Guardi, questo straordinario vedutista. Questa stessa immagine viene ripresa anche dal figlio Giacomo, e vediamo rappresentato un po' quello che era la caratteristica della stampa precedente. Questo dipinto è della seconda metà del Settecento, quindi poco più tarda, ma ci documenta una situazione abbastanza simile. E quello che vi volevo segnalare è che la presenza dei monaci eremitani agostiniani risale al 1249, questa è la data tradizionale di posa della prima pietra da parte del vescovo Pietro Pino, vescovo di Castello, quindi è una data, chiamiamola simbolica, comunque sicuramente agli inizi del XIII secolo, come accade in molte isole veneziane, i primi insediamenti sono insediamenti di carattere religioso monastico. La collocazione geografica di Lazzaretto Vecchio ne faceva comunque un luogo interessante per dare ospitalità ai pellegrini in viaggio per e dalla Terra Santa, e la presenza di un'attività di ospitale, quindi di accoglienza sanitaria da parte degli agostiniani è documentata nelle cronache. Quindi anche nel primissimo insediamento si costruisce la chiesa, poi successivamente il campanile, il monastero, il chiostro, la destinazione è anche di accoglienza per la cura dei pellegrini. E sarà poi la peste che comincia a infuriare a Venezia già dal 300 e diventa un problema che la Serenissima dovette affrontare. Un problema non solo di carattere sanitario, ma anche di carattere
ovviamente economico. E sono situazioni che ci riportano a una modalità di organizzazione da parte della Serenissima che è, come vi accennava Valentina, assolutamente all'avanguardia. La Serenissima interviene in modo molto decisivo. Ci si rende conto che non è possibile affrontare la gestione della diffusione pandemica che arrivava dai contatti che la Serenissima aveva con luoghi focolai di contagio, soprattutto localizzati in Oriente, se non si provvedeva a isolare le persone malate. E l'isolamento può essere svolto in modo efficace all'interno di un'isola. E viene scelta, dopo diverse ipotesi formulate, l'isola di Lazzaretto Vecchio. Allora si chiamava Santa Maria di Nazareth, e infatti la dedicazione della chiesa era alla Vergine. E questa ubicazione diventa, come dire, possibile anche perché nell'isola era presente la comunità degli agostiniani in una forma piuttosto ridotta. Si trattava solo del priore Gabriele da Spoleto con quattro novizi di nobile famiglia patrizia, e la Serenissima agì tempestivamente con un intervento di allontanamento di questa comunità che raggiunse poi l'isola di Santo Spirito, e anche con l'acquisizione dell'ius patronato nei confronti dei loro beni, di quello che restava dei loro beni, gli edifici e quanto contenevano. Fu un atto, possiamo dire, rivoluzionario in qualche modo, che portò a una gestione della sanità pubblica nelle mani dello Stato, della Repubblica Serenissima. I finanziamenti necessari per creare questo presidio sanitario derivano dai proventi della magistratura del Salle. E soltanto pochi decenni dopo, il 1423, data di istituzione di questo luogo di isolamento, venne istituita una magistratura ad hoc, la magistratura alla sanità, con un magistrato deputato a questa organizzazione. Si trattava di un'organizzazione veramente molto, molto serrata, che è descritta nelle fonti storiche, negli atti che documentano le varie leggi che la Serenissima emana per regolamentare l'uso sanitario dell'isola, per individuare quali erano le modalità di gestione, quali erano i personaggi deputati all'organizzazione dell'isola, stipendiati dalla Serenissima. Il priore, il medico, gli infermieri, la prioressa che affiancava il priore, i facchini, i bastasi, che erano poi coloro che dovevano anche gestire la situazione dei defunti, il loro seppellimento. Era un'organizzazione veramente
molto, molto serrata, regolamentata da leggi, leggi che provvedevano poi a punire quelli che potevano essere i misfatti operati nei confronti dei malati, furti di vestiario o anche il non provvedere al loro nutrimento che veniva proprio dettato da indicazioni ben precise che cosa dovevano mangiare, cibi leggeri però sostanziosi. Il fatto che i vestiti, se qualcuno decedeva, non potevano essere né venduti, né riutilizzati comunque dovevano essere conservati per essere restituiti se le persone guarivano e bruciati in caso di loro infezione, quindi e di loro decesso. Quindi diciamo tutto, si pensava a tutto. Allora, tornando all'organizzazione dell'isola, questo documento ci mostra il primo rilievo tecnico dell'isola di Lazzaretto Vecchio. Risale al 1813 ed è una pianta che mostra come ancora in quel periodo si conservavano alcuni edifici che ora sono scomparsi, quindi è un utilissimo documento planimetrico che ci rimanda alla presenza della chiesa, alla presenza del chiostro nella sua interezza, la presenza ancora dei caselli da polvere e altre situazioni poi scomparse, e indica anche i nomi dei luoghi che abbiamo intravisto nell'immagine dall'alto, quindi i nomi degli edifici che vengono in gran parte derivano proprio da un'etimologia che viene creata intorno all'Ottocento, agli inizi dell'Ottocento. Questo invece è il rilievo planimetrico del primo piano degli edifici allo stato attuale, e ne sono scomparsi diversi. Vediamo una sorta di traccia di spazi che ora sono a verde. La chiesa e il campanile furono demoliti durante l'uso militare dell'isola. La vicenda di Lazzaretto Vecchio porta a utilizzi successivi e anche trasformazioni che avvengono soprattutto alla fine del Settecento, agli inizi dell'Ottocento. Intorno alla metà dell'Ottocento, la rifunzionalizzazione dell'isola è con una destinazione militare, quindi cambia tutto, e grossi interventi che ancora ora condizionano lo stato, insomma, di conservazione storica degli edifici avviene proprio in questo periodo. Oltre alle grandi demolizioni ci sono interventi di tamponamento, ad esempio delle lunghe tese che vengono realizzate tra la seconda metà del Cinquecento e nel Seicento per la sanificazione delle merci, che erano aperte sul lato sud da grandi finestrature ad arco, ma che poi furono completamente chiuse durante l'uso militare. Era chiuso il muro a nord, mentre quello a sud era
aperto, insomma, per consentire la circolazione dell'aria, e questa trasformazione avvenne durante l'uso militare dell'isola. Ecco, queste sono le tese, e queste le maneghe e i prati relativi ai vari spazi dove la maggior parte di questi hanno poi restituito anche un numero consistente di sepolture. Altre informazioni ci vengono dalla documentazione storico-artistica che è presente in situ, ma anche e soprattutto in una serie di opere che si trovano nei vari musei del MUVE e anche sono collocate in luoghi della città. Allora, erano manufatti che si datano ai più antichi al VI secolo d.C. Sono manufatti lapidei sostanzialmente e i più recenti risalgono al XVI secolo. E furono principalmente, si tratta di elementi di carattere religioso, la più parte, che appartenevano a forme di reimpiego all'interno dei luoghi di culto degli agostiniani e poi del Lazzaretto Vecchio. Queste opere all'inizio dell'Ottocento furono trasportate nell'isola di Poveglia, che divenne a partire da quel periodo il cosiddetto Lazzaretto Novissimo, perché i lazzaretti a Venezia furono tre. L'isola di Santa Maria di Nazareth, dopo l'istituzione del luogo di isolamento dei malati e l'inizio della costruzione degli edifici che li dovevano accogliere, viene denominata Santa Stella, Santa Maria Stella del Cielo, ed è il Papa Eugenio IV a consolidare questa denominazione. Il priore e i suoi collaboratori portavano un segno di riconoscimento che era un simbolo, una stella bianca che cucita sulle vesti. Il termine poi Lazzaretto viene successivamente da probabilmente una vicinanza al termine di Nazaretum con Lazzaretto, che era l'isola non tanto lontana, dove si accoglievano e si curavano i malati di lebbra. Quindi Lazzaretum sembra un'etimologia che ha questo tipo di successione. Nel 1468 viene istituito un altro luogo per i principi sanitari che Venezia stava introducendo nel proprio territorio. Principi sanitari che non riguardavano solo i momenti in cui si diffondeva la peste, ma che riguardavano un controllo sanitario continuo degli approvvigionamenti, delle merci, del processo di scambio che portava materiali, beni attraverso le navi a Venezia e poteva costituire un pericolo, un diffondersi di epidemie.
I luoghi da cui provenivano le merci, soprattutto dall'Oriente, erano spesso soggetti a focolaio e Venezia controllava attraverso una propria organizzazione per conoscere nelle forme più antiche possibili la presenza di eventuali focolai, ma indipendentemente da questo c'era un sistema che oltre ad accogliere, isolare e custodire le epidemie e i malati all'interno del lazzaretto vecchio, si provvide a partire dal 1468 anche alla contumacia, quindi a istituire la quarantena, come dire, la difesa del territorio attraverso la santificazione delle merci e la quarantena per le persone, per gli equipaggi. Quindi sono due i lazzaretti, il lazzaretto vecchio manterrà la propria funzione di cura dei malati e dopo la grande peste del 1630 i focolai epidemici si rallentano a Venezia, non è così per altri luoghi. Dell'area genovese, di Marsiglia ad esempio, che vedrà epidemie fino al 700 inoltrato. Per Venezia questo fenomeno si rallenta e quindi anche in Lazzaretto Vecchio ci saranno degli interventi, quelli a cui vi ho accennato, di potenziamento attraverso questi grandi edifici dell'aspetto di sanificazione. Allora, documenti di carattere storico-artistico che illustrano le varie fasi dell'isola sono in situ veramente pochi, ve li mostro rapidamente, quello sicuramente più interessante è il grande portale di accesso al Tezzon Vecchio, raffigura i santi protettori dalla peste, San Rocco, San Sebastiano, al centro probabilmente il Redentore in atto di benedire e soprattutto il Leone di San Marco col libro aperto. Un'iscrizione insieme agli stemmi ricorda l'intervento dei procuratori di San Marco avvenuto nel 1565 per il restauro di questo edificio. Quindi siamo in una fase in cui le epidemie di peste sono ancora un pericolo e lo stato di degrado del Tezzon Grande, del Tezzon Vecchio, scusate, impone un intervento di ripristino e sarà importantissimo perché nel 1575 ci sarà una grande altra epidemia. E quindi questi edifici dovevano essere ben attrezzati. Abbiamo anche documenti dell'Archivio di Stato che ci indicano quanti letti erano destinati inizialmente all'uso sanitario di Lazzaretto Vecchio. Al momento dell'istituzione di questo luogo sono circa una ventina, pochi anni più tardi un'ottantina, già nel 1429, e successivamente diventeranno oltre 200. E quindi questo dà insomma un'idea di quanto fosse necessario avere spazi ben organizzati per accogliere un numero decisamente alto di malati.
Altre testimonianze sono quelle che, su cui poi punteremo particolarmente la nostra attenzione, sono le decorazioni parietali e anche le iscrizioni. In Lazzaretto Vecchio, nel Teson Vecchio, sono conservati monogrammi bernardiniani, monogrammi cristologici, che si riferiscono a San Bernardino da Siena. E sono le due immagini che vedete in alto con la raggiera. Uno di questi è stato dimezzato da interventi nella parete, di consolidamento della parete, ma è ancora decisamente leggibile, come l'altro che si trova sempre nel Teson Vecchio, che è quasi completo. L'iscrizione sottostante è più recente una iscrizione in turco ottomano e parla di un personaggio che ha svolto la propria contumacia all'interno del Lazzaretto Vecchio e cita la sua visita alla Mecca, quindi sono testimonianze di carattere molto, molto vario. Altri monogrammi bernardiniani sono presenti all'esterno dell'edificio del Priorado, sulla facciata che dà verso la laguna, quindi sul lato di Ponente. Si tratta di un manufatto in marmo con un cordolo a torciglione, dove si leggono molto chiaramente le iniziali cristologiche IHS. E un'altra testimonianza è nel muro perimetrale che porta l'accesso al Viale dei Morti. Allora, la presenza di questi simboli bernardiniani è stata collegata alla figura di San Bernardino da Siena, alla sua presenza a Venezia. Le cronache parlano e anche di questo suo permanere a Venezia nel 1422 per diversi mesi, e anche la vita di una delle vite dei racconti, insomma, della vita di San Bernardino. Riproposta agli inizi dell'Ottocento, ci accenna all'influenza che San Bernardino esercitò anche presso il doge Francesco Foscari nel consigliarlo a utilizzare gli spazi dell'isola di Santa Maria di Nazareth, l'ospitale che già esisteva, per il ricovero degli appestati. In realtà non sappiamo se queste testimonianze così successive siano realistiche. Certo che a San Bernardino fu assegnato uno spazio per i monaci certosini del suo ordine in un'isola di Venezia, e questa sembra una documentazione fondata, ma sicuramente, insomma, la sua influenza è il motivo per cui sono riproposte così numerose le simbologie che si riferiscono al suo ordine. Ora passiamo per concludere il nostro viaggio nel Lazzaretto Vecchio, nelle sue testimonianze, agli interventi di cantiere che sono in corso ormai da
da circa 2 anni. E, allora, i lavori sono partiti con alcuni interventi preliminari, chiamiamoli così, alla gestione di un'attività cantieristica nell'isola. E si tratta della costruzione della cabina elettrica e interventi poi complessivi di messa in sicurezza degli edifici. Durante queste operazioni lo scorso anno è stata liberata dalle alberature infestanti e dalle macerie provocate dal crollo del tetto la cosiddetta tezzetta, che è uno di questi edifici in muratura lunghi e stretti con copertura a capanna che contraddistinguono l'edilizia di destinazione a contumacia all'interno del Lazzaretto Vecchio. Questo è un edificio di circa 300 metri quadri, poco meno, e all'interno sono stati individuati dei dipinti parietali che non erano assolutamente noti, anche perché l'edificio era completamente inagibile, quindi non era stato possibile accedervi e non c'erano testimonianze comunque che documentavano questi affreschi. E si tratta probabilmente ancora di un monogramma bernardiniano, anche se non è molto, molto leggibile, molto chiaro, però la forma ci rimanda a questa tipologia. E l'altro, invece, l'altra decorazione dipinta estremamente interessante rappresenta un'imbarcazione. E forse anche più di una, perché da questo elemento che vediamo in alto si può pensare anche alla presenza di un'altra imbarcazione. E chi era destinato a vivere in questi luoghi per il tempo della quarantena, spesso decorava le pareti, abbiamo testimonianze sia nel Lazzaretto Vecchio ma soprattutto nel Lazzaretto Nuovo di questi come dire, elementi spontanei anche di decorazione, non soltanto quelli istituzionali di cui abbiamo parlato prima. E in Lazzaretto Vecchio sono conservate anche delle iscrizioni studiate da Francesca Malagnini che si trovano sui pilastri sia al piano terra che al primo piano del generalato, dove venivano ospitati per la quarantena i personaggi più illustri, il Bailo, ad esempio Andrea Memmo, Bailo di Costantinopoli, lascia una propria iscrizione indicando la propria presenza in questo luogo. E quindi si tratta di testimonianze spontanee in qualche modo, di lasciare traccia di sé. Le iscrizioni sono in italiano, in volgare, e sono sicuramente iscrizioni tracciate o dalla PCD, quelle più, come dire, più curate, ma anche proprio dagli stessi, chiamiamoli ospiti di questi luoghi. L'indicazione di questa imbarcazione, così come ci viene rappresentata, mostra dei dettagli molto precisi, quindi sicuramente era una persona in grado di riprodurre gli aspetti tecnici di queste imbarcazioni. E noi sappiamo che i commerci a Venezia erano protetti dalla presenza di navi militari. Le navi cosiddette, le navi onerarie, quelle a vela da carico di natura
commerciale erano accompagnate da navi militari, le galee, che erano a remi, ma per muoversi più agevolmente. Ma esistevano anche dei modelli delle imbarcazioni militari e con una funzione anche di carico commerciale. Erano galee a remi, galeoni a remi e a vela. E queste testimonianze le troviamo documentate ad esempio in Lazzaretto Nuovo, vedremo le immagini. Altre raffigurazioni trovate durante i lavori che hanno interessato l'edificio del Priorato, la parte interna del loggiato della casa del priore, ha restituito sull'intonaco la rappresentazione di queste imbarcazioni. Sono sicuramente più di una, qua vediamo un particolare, quindi una piccola flottiglia, come spesso accadeva, le cosiddette mude che accompagnavano le navi commerciali per proteggerle. La caratteristica del tratto inciso è spesso la forma preliminare alla realizzazione poi del vero e proprio elemento decorativo dipinto con cacciopesto, con un collante che era quasi sempre caratterizzato da una proteina animale come la caseina. Questi aspetti tecnici ci sono noti per la presenza di questi elementi dipinti numerosissimi in Lazzaretto Nuovo, tra cui anche l'immagine di un'imbarcazione straordinaria, questo è un galeone vero e proprio, con più alberi. E durante i lavori di messa in sicurezza di queste testimonianze curati da Giulina Petronio sono stati fatti anche degli esami diagnostici che hanno consentito di risalire ai componenti sia della materia utilizzata per dipingere questi manufatti, principalmente cacciopesto con un elemento di minerali ferrosi come le matite in forma più o meno consistente, con la caseina come collante. E chiudo con quest'altro esempio che viene sempre dal Lazzaretto Nuovo, dal Tezongrando, che ci rimanda all'innovazione della flottiglia militare e commerciale della Repubblica di Venezia tra il 5 e il 600. Si tratta di un'imbarcazione che è stata riprodotta anche in un modellino che cerca di restituire le caratteristiche di questo grande galeone a remi che era anche supportato da vele e che consentiva di viaggiare in un sistema misto, che consentiva i trasporti anche nella stagione invernale per caratteristiche di velocità e di sicurezza maggiore rispetto alle imbarcazioni precedenti. Qui chiudo il mio intervento con un invito a occuparci insieme a chi vorrà aiutarci nell'interpretazione di questi ultimi elementi scoperti, soprattutto quelli riferiti
alle caratteristiche dell'architettura navale veneziana che ci vengono restituite da queste immagini straordinarie. Grazie per l'attenzione. Grazie Nicoletta, grazie a te per questo splendido seminario che ci ha davvero permesso di, come hai giustamente sottolineato più volte, di viaggiare in luoghi che ancora non sono accessibili per tutti, ma spero lo diventino davvero al più presto. Io intanto vorrei precisare le modalità di intervento per il dibattito, quindi vi ricordo che è possibile scrivere la propria domanda in chat oppure prenotare la parola nella chat che dovrebbe essere attiva perché ho già visto che l'avete usata in tanti per cominciare a porre le proprie domande. Dopodiché lascio la parola al nostro moderatore Fulvio Ragusa che si occuperà appunto di gestire il dibattito, ringraziando ancora davvero Nicoletta per questo splendido viaggio. Buon pomeriggio a tutti, vi invito nuovamente a partecipare segnalando eventuali domande, ne abbiamo già alcune e invito se ha piacere Maria Donata Grimani ad intervenire, altrimenti leggerò la sua domanda. Le do la parola, grazie. Ok. Prego, prego. Buongiorno, pensavo comunque buongiorno, non ero preparata, pensavo che leggesse lei la mia domanda. Come prima? Sì, certo, allora mi interessava sapere quando è stata militarizzata l'isola, cioè quando c'è stata la vera distruzione di tutti quei meravigliosi manufatti. Beh, certo, questo... E questo infatti ci crea molto disagio nel raccontare questa fase. E accade agli inizi dell'Ottocento, quindi siamo, diciamo, inizi la prima metà dell'Ottocento. L'uso fortemente militare dell'isola è dal 1850 fino agli anni 60 del Novecento. Quindi, insomma, arco temporale sotto, sì. Sotto gli austriaci. Prima dell'unità d'Italia. Ecco, grazie. Poi abbiamo cercato documenti. Napoleone, allora. Sì, sostanzialmente sì. Abbiamo cercato documenti anche negli archivi militari a Roma, ma abbiamo recuperato veramente, veramente poco, anche se dovrebbe esistere una documentazione su immagini, rilievi, tutte anche le fasi proprio di realizzazione e modifica degli edifici, ma questa documentazione purtroppo non siamo ancora in grado di averla, ecco, non è accessibile. Grazie. Grazie mille. Fabio Sartor chiede a quando sarà possibile visitare il sito. Ma noi abbiamo negli anni passati, insieme a Club Venezia, il presidente Gerolamo Fazzini, che poi insomma in convenzione con noi, con un protocollo d'intesa, la cura delle piccole manutenzioni, dell'accessibilità dell'area, abbiamo organizzato delle visite straordinarie. Quindi questo programma c'era prima dei danni dell'Acqua Granda, che sono, come dire, stati un impedimento per accedere nei luoghi dove era possibile svolgere delle attività di visita preliminari e poi continuare in un percorso esterno. Ora i lavori sono già stati finanziati dal Comune di Venezia, sono stati affidati
delle ditte sono in parte iniziati per quanto riguarda i tezzoni che sono stati colpiti dall'invasione della marea, nel tezzon vecchio invece devono ancora iniziare, quindi questo recupero che dovrebbe durare qualche mese poi ci consentirà di nuovo di intraprendere qualche visita nell'isola, compatibilmente con le attività di cantiere che poi ci sono e continueranno. Sono cantieri, ecco questo che non vi ho detto, e che Valentina accennava in premessa, è che ci sono altri soggetti che insieme a noi stanno lavorando sul nostro progetto per arrivare a una, come dire, a un recupero complessivo degli edifici tuttora presenti in Lazzaretto Vecchio. Questi soggetti sono il Provveditorato Opere Pubbliche, che ha condotto gli interventi nel 2004-2008 di rifacimento, sistemazione delle coperture, che sta intervenendo in due edifici chiamati Crozzola e Catinazza, dove sono stati fatti i lavori di disboscamento, chiamiamolo così, vero e proprio. Si tratta di edifici a cielo aperto e lì era cresciuta una vegetazione infestante quasi di alberature, per cui molto, molto dannosa per la stabilità degli edifici. Sono state eliminate queste situazioni infestanti e messe in sicurezza. Ora in Lazzaretto Vecchio quasi tutti gli edifici sono messi in sicurezza, manca una parte molto importante del gruppo di edifici contumacia del Morerg che portano al Viale dei Morti, ma insomma contiamo che anche su quelli ci sia da parte del provveditorato un rapido intervento. E sono stati rifatti i tetti del tezzon vecchio recentissimamente, prima del lockdown, e questi erano stati danneggiati fortemente anche dall'acqua granda, dal vento, e quindi insomma abbiamo interventi in parallelo oltre ai nostri che partiranno a breve, intanto su tutte le fasi di procedure progettuali che occuperanno non meno di un paio di anni. Ho visto una domanda prima che riguardava le tempistiche del cantiere. Come vi avevo anticipato, il finanziamento assegnato alla Direzione Regionale Veneto è distribuito su 5 anni. Altri interventi dovranno partire, abbiamo già visto i progetti, li stiamo licenziando sono finanziamenti assegnati alla biennale tramite il segretariato regionale del Ministero della Cultura, quindi sempre finanziamenti MIC che riguardano spazi che noi abbiamo dato negli anni passati in concessione a biennale per la realizzazione del film, delle modalità di film virtuali, digitali. L'anno scorso non è stato fatto questo progetto biennale, non ha continuato per la situazione insomma pandemica che ha limitato anche queste manifestazioni, ma nei 2 anni precedenti abbiamo svolto con biennale la possibilità insomma di far accedere l'isola per queste iniziative durante le manifestazioni del Festival del Cinema.
Un'altra domanda da Diana Gisolfi: quando è avvenuto il trasferimento all'isola di Santo Spirito, se nel 1423 o prima? No, nel 1423 è la data in cui ci sono i documenti della destinazione d'uso di Santa Maria di Nazareth a uso sanitario. È intorno proprio al 1423. Abbiamo le delibere del Senato e poi successivamente del Maggior Consiglio. E quindi l'allontanamento dell'ordine religioso avviene in quell'anno. Grazie. Diamo la parola a Federica Chiuccio che ha segnalato già due domande, se vuole intervenire, o altrimenti leggerò la sua domanda. Procedo a leggere la prima, sulla creazione del Lazzaretto Nuovissimo a Poveglia. Sì, allora il Lazzaretto Nuovissimo è un'istituzione che avviene intorno agli inizi, primi anni dell'Ottocento, se non sbaglio. E comunque è già un'istituzione che comporta un'integrazione sanitaria in una fase in cui le pandemie sono legate più ad altre manifestazioni che non eventi legati alla peste, però come dire, il cordone sanitario istituito dalla Serenissima è sempre ben presente e soprattutto nelle forme della prevenzione, perché la grande novità che Venezia affronta nella organizzazione sanitaria di tipo laico, sottratta agli ordini religiosi per le questioni proprio che è lo Stato che deve intervenire per una tutela delle attività economiche della Repubblica. Quindi è un affare di Stato e quindi, come vi accennavo, è importante non soltanto la cura, il ricovero, l'isolamento dei malati, ma nei periodi in cui le epidemie non ci sono ferme, si continua con l'attività di prevenzione. Quindi questa è la grande innovazione. L'istituzione di un lazzaretto, di un sistema di isolamento, era stato attivato già nel 400, prima che nella Serenissima Ragusa, ma non risulta particolarmente efficace per la ragione che non venivano distinti, separati i malati dichiarati dai sospetti, dai casi sospetti e da coloro che arrivavano dalle zone epidemiche. Quindi si mischiavano malati a sani o in una fase di contagio non declarato, e la Serenissima capisce, dopo un inizio di utilizzo dell'isola di Santa Maria di Nazareth come presidio sanitario, istituendo il luogo per la contumacia, in Lazzaretto Nuovo. Capisce la Serenissima che ci devono essere delle separazioni veramente nette. Perfetto, l'altra domanda, sempre riferita al lazzaretto, se fosse precedente o posteriore a quello di Dubrovnik, in quale rapporto ci fosse tra. Ecco, allora è quello che ho detto prima. Allora, l'istituzione di Santa Maria di Nazareth come lazzaretto è leggermente successiva a quella di Ragusa, e
E la differenza è proprio questa. Poi la Serenissima attua una politica di prevenzione, come vi accennavo, veramente molto, molto attenta, organizzando sistemi lazzaretti nel Mediterraneo, in Grecia, nelle terre veneziane principalmente, a Cipro e in altre aree dominate dalla Serenissima, proprio come presidi sanitari. Poi negli atti, nei documenti d'archivio, nelle fonti documentali si colgono atteggiamenti cautelativi molto, come dire, molto estesi nel osservare anche nei momenti in cui non c'erano epidemie declarate, nell'osservare le situazioni delle aree dell'Oriente, che erano il punto forte dei traffici commerciali veneziani, osservare e avere la percezione, l'informazione attraverso un sistema, diciamo quasi di spie, che controllavano l'insorgere dei focolai in questi territori per poter poi prendere le misure cautelative necessarie, come i cordoni sanitari erano delle, come dire, le navi che dovevano sostare, scendevano gli equipaggi, venivano scaricate le merci, venivano disinfestate le navi, gli equipaggi subivano la quarantena, e le merci pure, queste sanificazioni eccezionali, e tutto questo sistema era un sistema di prevenzione. Naturalmente ci sono nei documenti tracce anche delle perplessità da parte dei componenti della classe dirigente veneziana per i costi enormi che queste attività comportavano. E guardate che veramente leggere questi documenti ci riportano le situazioni odierne. Anche i negazionisti, cioè coloro che non volevano dichiarare che stava arrivando la peste o che c'era la peste, ed era la classe dirigente che cercava di tergiversare a volte, di rallentare la percezione, la conoscenza, la diffusione ufficiale che si era in una situazione di pericolo. Quindi ci sono atteggiamenti contrastanti, ma poi alla fine prevale questa valutazione da parte della Serenissima che comunque i costi di questa azione preventiva, anche il rallentamento dei commerci con i cordoni sanitari, perché ti fermano le navi, ma alla fine si coglie il risultato, la necessità di questo atto di prevenzione, anche quando non c'è il focolaio o la pandemia in corso. Quindi i costi economici che poi dalla magistratura al SAL passeranno, un vero e proprio magistrato della sanità che, come abbiamo visto, viene istituito molto presto, quindi insomma è proprio un'organizzazione che ha impegni, finanziamenti molto, molto consistenti, ma si valuta che comunque il commercio non viene rallentato, ma non viene fermato, che la Serenissima con queste cautele può continuare le proprie attività. Poi saranno rallentate da altre situazioni, insomma il mondo cambia, abbiamo visto come cambiano le imbarcazioni, perché dovranno, come dire, fronteggiare una concorrenza da parte degli olandesi, da parte di altri mondi, della Spagna per prima e di altre rotte, e Venezia risponde anche con le proprie navi più agili, più leggere, ben armate, che proteggono i traffici.
e quindi è come dire, lazzaretto vecchio e questo sistema con lazzaretto nuovo, con lazzaretto nuovissimo, è un documento veramente straordinario e devo dire attualissimo se riusciamo ad andare a leggere in profondità tutti i risvolti e i significati che emergono da queste realizzazioni. Andrea Nulli chiede qualche informazione in più sul progetto del Museo Archeologico, se vuole intervenire per specificare, prego. Allora, il progetto del Museo Archeologico è in una fase ancora preliminare. Nel master plan che abbiamo presentato al Ministero con il quadro economico per ottenere il finanziamento, la parte dedicata al museo individua quello che è il percorso museale, quello che sarà il percorso museale. E abbiamo individuato, con l'aiuto di un comitato scientifico di cui fa parte Luigi Fozzati, Girolamo Fazzini di Archeoclub, naturalmente i funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio e il dirigente, oltre a esperti come Giovanni Cagnato, che naturalmente è funzionario dell'Archivio di Stato di Venezia, è il detentore di una sapienza speciale sul lazzaretto vecchio che ha come dire espresso in tantissime pubblicazioni importanti e anche all'interno del meraviglioso catalogo di quella lontana mostra del 1979 Venezia e la peste, che è ancora un documento per noi indispensabile. Quindi il percorso museale sarà suddiviso in sei grandi temi. Quindi si parte dalla laguna, dalla sua formazione, quindi dall'aspetto geomorfologico, geofisico, quindi l'ambiente naturale da cui si genera e si trasforma la laguna di Venezia. E poi si passa al tema dell'interazione tra l'uomo e la laguna, quindi gli sforzi dell'uomo, gli sforzi millenari, perché in realtà il territorio lagunare mostra tracce di presenza umana fin dalla preistoria. Quindi c'è un'attività dell'uomo nel cercare di vincere gli ostacoli che un ambiente acqueo può dare, ma di trarne i vantaggi che questo ambiente, che agevola le comunicazioni, offre all'uomo. Poi verrà il racconto della religione a Venezia. Perché? Perché si comincia a entrare nel tema vivo di Lazzaretto Vecchio e delle altre isole, la fondazione del monastero dogale di Sant'Ilario e l'uso religioso. Poi si affronta il problema della sanità, questo è un argomento molto, molto ampio con mille intersecazioni. E l'archeologia, la ricchezza, scusate, c'è anche Venezia, la ricchezza, quindi commerci che sono strettamente legati al tema sanitario, come abbiamo visto, perché se si controlla e si previene, i commerci possono procedere. E poi l'ultima sezione è dedicata all'archeologia subacquea, l'archeologia che ha restituito materiali straordinari, documenti anche di
siti sommersi, tutta l'attività che negli ultimi 30 anni sono stati svolti dai funzionari della soprintendenza archeologica prima e ora della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, quindi gli studi, le ricerche. E il filo rosso che collega tutti questi temi è l'archeologia, ovvero quanto l'archeologia, le scoperte archeologiche, lo studio di queste scoperte, di questi contesti può portare alla conoscenza di tutte le altre situazioni. Quindi le nostre fonti sono fonti documentali, fonti storico-artistiche, fonti di carattere architettonico, ma anche fonti di carattere archeologico, antropologico, tutto quello che collega la storia, collega i fatti e aggiunge informazioni attraverso la cultura materiale, attraverso i contesti. Questo è in poche parole quello che abbiamo in mente. Elisabetta Norbiato chiede alcune informazioni sulle polveriere e sulle modifiche tipologiche intervenute. Allora, i caselli da polvere sono delle strutture ancora documentati in Lazzaretto Nuovo, quindi avrete modo di vederli ancora nelle loro condizioni più o meno originarie. Erano delle strutture in pietra, hanno questa forma piramidale in Lazzaretto Vecchio sono state demolite e ne rimangono solo le documentazioni che sono cartografiche o dipinti o stampe, quindi non, però insomma si tratta di manufatti che hanno una caratteristica abbastanza omogenea, quindi strutture che consentivano la conservazione dei barili, delle polveri da sparo e avevano delle pavimentazioni sopraelevate in legno che consentivano l'isolamento dei contenitori e delle polveri dalle possibili umidità di risalita. E quindi erano, come dire, anche dei manufatti che proteggevano abbastanza efficacemente la conservazione di questi materiali importantissimi per la Serenissima. Cominciano a essere delocalizzati questi magazzini, intanto per una motivazione anche pratica, contingente, perché localizzandoli nelle isole potevano essere anche di più facile, come dire, reperimento. Era comunque un'organizzazione molto protettiva perché l'accesso a queste polveriere l'ha consentito attraverso un sistema di serrature duplici che venivano dati in capo a due personaggi pubblici diversi, militari e all'interno del governo della Serenissima. Quindi si facevano dei controlli mensili sulla situazione delle polveri, che dovevano essere sempre efficienti, e bisognava farlo in due, ognuno con la sua chiave, quindi un sistema, diciamo, anche di controllo. Come vi dicevo, insomma, inizia la delocalizzazione, che poi diventerà, come dire, un tema prioritario dopo l'incendio dell'arsenale, che fa capire che non potevano rimanere questi materiali nelle condizioni di rischio. Grazie. Grazia Tarantini chiede se la contumacia riguardasse tutte le merci o alcune in particolare.
Ma adesso questo vorrei essere poco precisa, ma da quello che capisco sono tutte le merci, addirittura anche le lettere vengono sanificate. Quindi, e poi si procede, ecco, un altro aspetto che è dibattuto in questi ultimi tempi è quello delle fedi di sanità. Beh, la Serenissima non aveva avuto dubbi che bisognava circolare con un documento che attestasse che le condizioni erano idonee sia di salute delle persone che delle merci, quindi anche le lettere, ma questo mi sembra fino all'Ottocento proprio. Venivano timbrate e quindi documentate come sanificate. Quindi c'era un procedimento che era molto complesso e costoso, però ritenuto, come abbiamo detto, efficace, indispensabile, necessario. Collegata a questa domanda è quella di Ornella Varisco, in che modo avveniva effettivamente la sanificazione? Cosa veniva utilizzato? Venivano utilizzati delle erbe, sì, erbe aromatiche, e non era tanto il contenuto, ma proprio il fatto di bruciare queste sostanze e attraverso il fumo. E poi c'era anche il lavaggio delle robe, come si dice nelle fonti, la sciorinatura delle robe. Perfetto, chiede Federica, penso, sul tipo di alimentazione somministrata a chi era in quarantena e se fossero gestite, pagate dalla Repubblica o da alcune confraternite o scuole. Ma era la Repubblica che provvedeva con i propri finanziamenti, prima la magistratura al SAL e poi il magistrato alla sanità. Sicuramente ci potevano essere anche delle donazioni, e questo sì, che aiutavano in questo sistema. Il vitto è documentato sicuramente per i malati che dovevano mangiare brodo di pollo, carni leggere, insomma ci sono proprio delle norme che stabiliscono qual è l'alimentazione e anche delle pene comminate al priore o la prioressa quando vengono scoperte truffe che naturalmente purtroppo avvenivano a danno dei malati. Perfetto, do la parola alla professoressa Sapienza che ha una domanda. In realtà mi pare di aver visto che ci fosse un'altra domanda prima della mia, non vorrei passare avanti, scusami Fulvio, Ho detto io male. Sì. Chiedevano in che modo venisse finanziato la magistratura alla sanità. Erano finanziamenti pubblici della Serenissima, insomma, quindi i proventi al SAL sicuramente erano proventi che venivano utilizzati in diversi settori. Comunque il finanziamento riguardava proprio l'organizzazione statuale della Serenissima, delle magistrature che si occupavano delle varie attività. Perfetto, lascio Ecco, la parola a allora voi. riprendo questa volta la parola perché penso tocchi a me. Intanto per ringraziare Nicoletta che ancora una volta per la quantità di domande e curiosità che è riuscita a soddisfare efficacissimamente.
E anche Fulvio, che ha gestito in maniera impeccabile, secondo me, questo dibattito un po' silenzioso. I nostri ospiti quest'oggi sono un po' più timidi del solito. Volevo fare così una domanda riguardante appunto il priore e la prioressa, che sento tornare, no, nelle tue osservazioni, perché giustamente la vita di questo luogo doveva essere assai particolare. Allora mi domandavo, questi personaggi che poi in qualche modo occupano pianta, penso, abbastanza stabile, l'isola, il priore, la prioressa, i bastasi, con quale meccanismo venivano nominati? Essere nominato priore era una punizione, tra virgolette? Ma no. Un privilegio? La prioressa no. Era solo la moglie del priore, aveva altre funzioni, così sono curiosa di questa struttura moderna, e magari ce l'avessimo ancora oggi. Infatti c'è molto da, come dire, da riflettere su un'istituzione come quella dei Lazzaretti a Venezia, perché poi la documentazione sull'organizzazione è veramente puntualissima, che poi dopo le cose rispondessero esattamente a quello che si voleva e che la norma prevedeva, sappiamo che non era proprio così, perché ci sono anche documenti che attestano di priori che vengono condannati, a pene pecuniarie, che vengono esiliati, e lo stesso prioresse che hanno agito male e vengono punite e allontanate dal loro incarico. Erano incarichi non obbligatori, evidentemente, erano remunerati, ovviamente, anche perché si trattava di incarichi, come dire, ad altissimo rischio, perché convivere con persone contagiate sicuramente era un rischio notevole. A Venezia ci sono testimonianze appunto di fughe di medici quando comincia a serpeggiare il timore di nuove epidemie, e non hanno il personale medico sufficiente per sopperire alle necessità, e vanno a cercare medici all'estero, nelle terre di Venezia. Insomma, ci sono i reclutamenti, poi c'è il tentativo di impedire le fughe. Per il priore e la prioressa, sicuramente la vita non era facile, ma non mi sembra che negli atti si parli di costrizione, di cose del genere. Lo stipendio è anche buono, adesso non mi ricordo bene le somme, ma non sono modeste. Hanno l'obbligo per alcuni anni, adesso non mi ricordo se sono 3 anni o di più, di svolgere questo incarico. Non potevano allontanarsi dall'isola, quindi soltanto se dovevano conferire con le magistrature, potevano allontanarsi se richiesti, ecco. Quindi tutto veniva portato in isola, attraverso pertiche lunghe, sia i viveri, quindi non c'erano contatti con esterni, insomma, si stava molto attenti. Allora, la prioressa era la moglie del priore, ma poteva essere anche un'altra donna, che lo doveva affiancare, perché fin da subito, un altro aspetto è quello della divisione all'interno del cosiddetto ospedale, del reparto uomini, dal reparto donne, per cui il priore era tenuto a fare una visita almeno una volta al giorno, e anche la prioressa, affiancati dai loro aiutanti, dai loro assistenti. L'assistente del priore aveva uno spazio nella dimora, nell'edificio del priore, che è molto grande, avete visto nelle immagini, per cui c'era anche parte del personale. I bastasi, cosiddetti facchini, avevano la loro collocazione all'interno delle tese, dove poi avveniva anche la sanificazione, e quindi esistevano poi degli infermieri, il cappellano,
il medico naturalmente, e abbiamo notizie della difficoltà di reperire, ecco, il personale per aiutare, perché le donne delle pulizie che dovevano tenere puliti i luoghi, gli ambienti, insomma, era difficile. E allora qui subentrano di nuovo gli ordini religiosi, non hanno più la titolarità giurisdizionale di occuparsi di questi aspetti, ma di dare il proprio aiuto, ecco, quello era veramente una parte preponderante da parte degli ordini religiosi affiancare in queste situazioni. Grazie mille, Nicoletta. Se ci sono altre domande, invito i partecipanti a farle. Allora, il prossimo sarà in isola. Rileggo una domanda di posta un po' prima. Dato il gran numero di contagi, com'era effettivamente gestito il ricovero all'interno degli spazi del lazaretto, se fossero sufficienti? Ecco, questo non è, cioè viene indicato nelle fonti che esistevano degli spazi suddivisi. Si parla più che altro dei luoghi dove vengono ricoverati i personaggi di alto rango, perché abbiamo visto, insomma, un bailo di Costantinopoli, ad esempio, e tanti altri, e quindi sono edifici questi destinati a loro, e si parla di 100 spazi. Io non so dove li ricavassero, perché da quello che possiamo vedere ora, quindi erano delle stanze singole, e comunque c'erano delle recinzioni in legno che impedivano il passaggio tra una stanza e l'altra, per cui erano proprio, come dire, autonomi. Allora, questo io l'ho trovato nella documentazione, questo aspetto. Nel cosiddetto ospedale probabilmente era la stessa cosa, delle separazioni. Comunque il tema di evitare i contatti era ben presente. Ecco, le condizioni di questa quarantena, c'è una fonte di un inglese, Howard, siamo nel Settecento, mi sembra intorno alla metà del secolo, non vorrei sbagliarmi. Comunque lui racconta che ha passato la quarantena e racconta veramente il suo disagio nell'essere sistemato in questa stanzetta dove non c'era niente. Non c'era neanche un giaciglio, nulla, né coperte né nulla. Siamo nel Settecento, le grandi pestilenze, l'ultima per Venezia, quella proprio disastrosa e lontana anche nella memoria, forse, beh, nella memoria no, perché c'è la ricorrenza della salute che ricorda quello, però comunque forse il luogo lazaretto era un po' meno curato, e questa testimonianza è molto, molto dettagliata proprio sulle condizioni di questa camera, di questa stanza. Tant'è vero che lui riesce a ottenere di essere spostato la sistemazione che gli daranno è sicuramente migliore, ma comunque parla anche dell'odore terribile che fanno i muri, e chiede al console britannico aiuto e gli mandano qualcuno per imbiancare le sue spese, però, le pareti.
Ecco, quindi insomma questa testimonianza è abbastanza interessante sulla situazione anche di una semplice contumaccia in Lazzaretto Vecchio. Chiede Diana Gisolfi se ci fossero dei giardini per delle erbe in particolar modo. Vabbè, certo, sì, certo, ci sono, c'è il campo del priore che è proprio l'orto destinato alla coltivazione e poi l'isoletta dell'Ortaglia che era destinata alla coltivazione di ortaggi. C'era la proibizione però di impianti a vigneto e si può capire perché. Grazie. Bene, io non vorrei rubare ulteriore tempo a Nicoletta che è stata disponibilissima, ringrazio davvero tutto il pubblico numerosissimo per questo nostro ultimo seminario, ma insomma mi pare di poter dire che se i seminari si concludono qui per quest'anno abbiamo così scoperto anche insieme a Nicoletta che c'è tantissimo da studiare sul Lazzaretto Vecchio e quindi bisogna davvero darsi da fare, lo dico soprattutto ai numerosissimi giovani che sono presenti, agli studenti magari in cerca anche di un argomento di ricerca stimolante per la tesi di laurea o per qualche approfondimento. Io vorrei ancora ringraziare, so che è stato con noi, forse c'è ancora il presidente dell'Archeo Club Girolamo Fazzini, che ringraziamo perché sappiamo, Nicoletta ci ha raccontato quanto abbia fatto per il Lazzaretto e quanto certamente ancora farà, e non solo per il Lazzaretto, peraltro, quindi lo ringraziamo. Ringraziamo ancora una volta la Direzione Regionale Musei Veneto per averci accompagnato in questo percorso che appunto ci ha consentito di iniziare con Palazzo Grimani e di finire con il Lazzaretto Vecchio, e soprattutto ringraziamo il numerosissimo pubblico che ci ha seguito con tanto entusiasmo e tanta curiosità, assistendo anche con grande partecipazione ai dibattiti, e l'incredibile squadra di lavoro, il gruppo di lavoro del Centro Studi Rive, composto da giovani studiosi appassionati e molto generosi, che consentono a tutti noi di poter godere di queste belle attività. Vi do appuntamento all'anno prossimo, ma nel frattempo continuate a seguirci perché abbiamo in serbo più di qualche sorpresa e speriamo, come diceva Nicoletta, che magari si riesca a organizzare anche un sopralluogo al Lazzaretto Vecchio per poter sperimentare almeno un po' di quello che oggi Nicoletta ci ha raccontato. Grazie ancora Nicoletta, davvero.